Ancora con Flavio Mongardini per parlare di questo Ponchielli, prendo i documenti perché se no non mi ricordo niente. Allora, l'ultima partita l'avete giocata con il Trasporti Franco, che era terzo in classifica, avete fatto un pareggio proprio il 28 di gennaio, ed è stata una partita che vi ha consacrato praticamente vittoriosi di questa prima divisione, con 54 punti su 22 partite giocate. Seconda squadra in classifica, Bar Union, la Bottega degli Animali, e poi a seguire quarta il Gruppo Sportivo Ese, Atena e via dicendo. Dimmi la squadra che vi ha impressionato di più e vi ha messo di più in difficoltà in questo campionato, in questa edizione della Coppa Venezia Giulia. Ma senz'altro sulle due partite, no? Sulla nota di senz'altro Tano. L'Atena Costruzioni, con tutto che all'andata abbiamo vinto 6-3 e al ritorno abbiamo pareggiato 1-1, loro comunque sono il nucleo principale e il nucleo del Serbia Sport, quindi quando hanno Previa, Cice Company che disponibili, sono veramente una gran squadra, anche perché comunque sono molto corretti, lasciano giocare e devo essere sincero, penso la miglior squadra del girone, che se fossero stati sempre completi meritavano il primo posto assoluto. Ci fa un gran parlare di questo Loris Migris, che ha vinto la classifica marcatori con 54 reti, lo hai affrontato, lo hai marcato? Sì, era andata, giocava proprio prima punta, oddio, vanitosamente dico che lo ho marcato anche abbastanza bene, è riuscito a fare un gol perché se parte in velocità, abbiamo sbagliato una palla a centrocampo, mi ricordo, e parte in velocità e non siamo riusciti più a prenderlo, ma veramente giovane, è un gran giocatore, corretto. Questa volta ha giocato seconda punta al ritorno e veramente ha fatto la differenza in mezzo, sì. Ha vinto anche la classifica non di meta con 16 punti su 22 partite, sta a significare che solamente in 6 gare non ha ricevuto il punto che l'arbitro dà come primo per la partita, quindi è assolutamente un buonissimo risultato. Inoltre poi leggevo che siete arrivati solamente secondi nella classifica della mia difesa. E questo è un neo che proprio contro la brucia un po', perché essendo giocando difensore centrale, insomma, subito davanti al portiere, mi sento un po' responsabile di questo obiettivo mancato, ma insomma non è che diciamo che abbiamo preso molti gol le prime 4 partite. Mm-hmm. Vincevamo con largo vantaggio alla fine del primo tempo e poi nel secondo tempo avevamo il brutto vizio di restare un po' sugli allori e quindi subivamo il ritorno degli avversari, insomma, che con un po' di orgoglio cercavano di rendere il passivo meno pesante. Obiettivi per il futuro, continuate sicuro, volete arrivare fino alla prima posizione in Serie A? Ma noi avete delle ambizioni? Quest'anno avevamo detto molto simpaticamente, avevamo cominciato come nucleo principale, abbiamo cominciato il torneo il Memorial Tritto quest'estate, eravamo arrivati in finale e abbiamo perso la finale, e così abbiamo deciso di andare avanti, di iscriverci alla Coppa Venezia Giulia in prima divisione, e abbiamo detto cerchiamo di fare bene ogni partita, vedremo poi alla fine come saremo. C'è stato poi un piccolo screzio, diciamo, con l'andata con il Trasporti Franco, perché avevamo schierato un giocatore squalificato a nostra insaputa e senza fare danni a nessuno. Poi il responsabile del Trasporti Franco ha fatto ricorso, giustamente noi abbiamo informato la vostra dirigenza del torneo che c'era stato questo nostro errore, abbiamo pagato giustamente. E gli abbiamo detto scherzosamente anche un po', beh, vuol dire che arriveremo primi con 10 punti di distacco, beh, ci è mancato poco. Quindi insomma c'è Massimo Rosovic che mi scrive continuamente su Facebook, quando hai visto come andiamo, guarda che siamo primi, è stato tutto il torneo, sempre mi teneva aggiornato, anche perché comunque serio, ma non è che segua tutte le serie, no, evidentemente. Una grandissima formazione quindi quest'anno, le due squadre che sono salite con voi, pensi che siano dignamente? Beh, senz'altro, loro hanno perso Leongo, il Bar Union ha perso Leongo a metà campionato, circa proprio la partita prima della sfida diretta con noi, e
penso che sia stata la più grossa perdita che potevano subire, perché comunque era primo in classifica marcatori ed è arrivato comunque secondo, non giocando secondo, quasi tutto il girone di ritorno, quindi c'è una squadra apprezzata, insomma. Sì, sì, sì. Anche, ma anche il Trasporti Franco, Nigris è un buonissimo giocatore, detto poi un buon portiere, comunque un buon collettivo. Trasporti Franco poi va a retrocessa, quindi comunque stazionava anche nelle serie superiori nelle altre edizioni. Sì, sì, la scatola l'ha fatta in Serie A, infatti, anche in Serie B. Sì. No. Sempre nelle zone alte delle classifiche, delle serie maggiori. Io direi che a questo punto, visto anche il tempo a nostra disposizione che è quasi scaduto, poi mi ritengo non è che ci faccio tardi, penso che potremmo dare la conclusione di questa nostra puntata. Penso che è stato un piacere averti qua, ti ringrazio, magari ci sentiamo il prossimo torneo quando salirete in Serie A. Volentieri, magari manderò qualcuno dei miei mister, perché non vorrei che dopo si sentissero. Vabbè, no, scherzo, vediamo un esponente sempre giusto che venga, e quindi con l'augurio che il vostro prossimo torneo sia un torneo quantomeno di successo come quello che avete giocato in questa edizione. Ti saluto, ti auguro veramente tante belle cose, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Saluto tutti gli amici di Bellocom TV, noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre su Bellocom TV, in diretta, live, sui web. Ciao. Salve.